déjà lors du premier forum civil Euromed, qui a eu lieu en 1995 à Barcelone, la Fondation a été l'un des principaux promoteurs du développement du partenariat euro-méditerranéen. Occorre individuare un luogo fisico che abbia un'autorità morale e culturale dove poter riunire tutte le problematiche ma anche la grande ricchezza di quest'area geografica. En organisant en décembre 1997 le deuxième forum civil Euromed de Naples, la Fondation a mené un important travail d'activation de la société. À cette occasion, des représentants de plusieurs pays ont exposé une série de projets concrets d'intervention dans différents domaines, des droits civils à la protection de l'environnement. Le deuxième forum civil Euromed, en conclusion des travaux, a confié à la Fondazione Laboratorio Mediterraneo la tâche de constituer un réseau d'organismes autonomes capables de réaliser les principaux projets de partenariat euro-méditerranéen. Les protagonistes de ces initiatives sont les régions, les villes et les collectivités territoriales. Sono lieto e onorato di portare il saluto della Commissione europea a questo forum civile Euromed, che riunisce un così grande numero di personalità eminenti, propone alla loro riflessione problematiche di importanza fondamentale e lo fa in questa città, una delle poche grandi capitali della cultura europea nel corso della storia, una delle pochissime città oggi capaci di pensare europeo e di respirare mediterraneo. In queste ore dunque l'Europa diventa più intensa con la moneta unica, più grande con l'allargamento, più aperta anche nei servizi finanziari. Ma è importante ed è merito della Fondazione Laboratorio Mediterraneo che proprio in questo momento anche la dimensione finora non abbastanza sviluppata dello sguardo operativo al Mediterraneo, dell'integrazione euro-mediterranea, riceva la dovuta attenzione.